Per me la danza è libertà. È libertà di movimento, libertà di espressione, è libertà di far vedere quella che sono realmente, cosa che nella vita quotidiana non posso fare perché magari non posso camminare o fare gesti particolari. L'associazione sportiva dilettantistica Ballo Anch'io è stata fondata nel 2006 da Marilena Goria, che è stata una grandissima insegnante di danza classica della Royal Academy di Londra, la quale a un certo punto ha sentito la necessità di non insegnare solamente alle persone senza disabilità la danza classica, di cui lei è stata una grande rappresentante, ma di aprire questo mondo anche alle persone con disabilità, in particolare alle persone che usano la carrozzina. La danza può trasmettere gioia ovviamente per le persone che hanno una mobilità ridotta, molta libertà di esprimersi. Per me danzare insieme al gruppo è complicità e condivisione e amicizia. Per me la danza è tutto, è bellezza, sono tante cose, ma è bellezza. È anche un modo per stare in amicizia. Ogni corpo porta una sua storia che ha una bellezza e attraverso il linguaggio del corpo io posso raccontare, creando bellezza, questa storia. Posso farlo individualmente, condividendolo con altre persone e si può creare una storia insieme. È fondamentale la relazione che si sviluppa tra le persone. Devo proprio predispormi a sentire che cosa quell'altro corpo mi trasmette. Per me danzare con gli altri è amicizia e condivisione, è anche gioco e divertimento. Mi dà anche molta conoscenza dell'altro e possibilità di imparare ad ascoltare l'altro. Mi dà la possibilità di conoscere le persone in tutto e per tutto e avere la possibilità di avere un gruppo di amiche. Ho avuto questo onore di diventare Cavaliere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. È stata un'emozione grandissima perché mi ha premiata per il mio impegno nel promuovere l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone con disabilità.